Meno male. Ecco, perché io, a parte i titoli onorifici, commendatore o cavaliere, a parte i titoli Sono conquistati. tutte e due errate comunque. Ecco, sono errati, va bene. Ecco, perfetto. A parte il tuo ruolo di professore, di fondatore del centro scuola, io amo ricordarti come l'unica persona in qualità di delegato del CONI che riuscì, e questo lo dico a favore dei colleghi che sono con me in studio e ai più giovani che ci ascoltano, a portare in Italia, niente poco di meno che al torneo di Viareggio, una squadra della nostra comunità. È vero? Verissimo, devo dire pure che fu un'esperienza meravigliosa, e dal punto di vista calcistico e dal punto di vista umano. Viareggio dà un'opportunità veramente ai migliori talenti di ogni parte del mondo di mostrare le proprie capacità. Però devo dire che al di là dell'elemento agonistico e sportivo ci fu anche un'esperienza culturale meravigliosa, Certo, certo. il Carnevale di Viareggio e gli incontri con tutti questi altri giocatori che ormai erano tutti professionisti, diciamolo pure, anche se giocavano magari in seconda squadra o nelle squadre primavera, però erano ormai tutti professionisti. Io ricordo le attese. Di quanti anni fa stiamo parlando, Alberto? Che anno era? Adesso non ricordo l'anno, comunque stiamo parlando di circa 12-13 Anni anni fa, fa. attendere le copie della Gazzetta dello Sport o del Corriere dello Sport perché parlava degli Azzurri di Toronto con l'amico Felice Di. Dei ricordi incredibili che hanno fatto tanto, tanto bene alla comunità italiana, poi i giochi della gioventù che hai organizzato, ma di Alberto Di Giovanni sappiamo tutto. Io volevo chiederti di rimanere un attimo con noi, volevo presentare un bilancino su questo 2014 che è andato in archivio, preparato da Patrizio, alcune curiosità, e poi volevo da te, Alberto, un commento su questa prima parte di questa stagione che fra poco concluderà il girone d'andata. Sentiamo il servizio. Qualche pillola statistica sul 2014 appena trascorso in Serie A. Il miglior bomber dell'anno solare è stato l'eterno Totò Di Natale. 21 reti totali, 13 da gennaio a giugno, 8 in questa stagione con la sua Udinese. Il romanista Pjanic è il calciatore che ha giocato più palloni, 2910, ed effettuato più passaggi, 2328. Il difensore gigliato Gonzalo Rodriguez è quello che ha effettuato più passaggi nella metà campo avversaria nel 2014. 893. Lo juventino Pogba è quello che ha recuperato più palloni, 223. Un altro viola, Cuadrado, è quello che ha completato più dribbling nell'anno solare, 101, seguito dall'interista Kovacic, 91, e dal giallo-rosso ivoriano Gervinho, 86. In testa alle occasioni da gol create troviamo Antonio Cassano, 78, seguito da Cigarini dell'Atalanta, 74, e dal fiorentino Borca Valero, 71, che detiene anche il record dei passaggi negli ultimi 30 metri, 609 tocchi nella tre quarti avversaria. Infine, Carlitos Tevez è stato il giocatore più decisivo della Serie A nel 2014. Ha preso parte a 26 gol della sua squadra, lo juventino ha siglato anche 18 reti e confezionato 8 assist. E anche il solito Euclideo Pirlo ha effettuato 8 assist d'autore, record in A per i centrocampisti nel 2014. Solo Patrizio poteva chiamare Pirlo Euclido. Davvero, stavo... Allora, abbiamo parlato di Pirlo, di Pogba, di Tevez. Alberto, chi ruberesti alla Juventus in qualità di simpatizzante giallorosso? Ma io credo che sia impossibile rubare chiunque alla Juventus, perché semmai la Juventus che ruberà qualche giocatore a qualche altra squadra. Comunque Pogba sarebbe certamente uno di questi. Anche se a dire la verità non è del centrocampista che ha bisogno a Roma. La Roma oggi ha bisogno di un attaccante puro. La Roma non ha un attaccante puro da anni. E Appunto. quindi si era parlato Di di Ibrahimovic, che Ibrahimovic, sì. sarebbe veramente l'ideale per la Roma, anche se non vedo questa possibilità. Ma sono molto scettico anch'io se parliamo di soldi, insomma. Ma la Roma ha bisogno di un grande attaccante perché non ha un attaccante puro.
Una domanda cattiva. Mi sta diventando sempre più antipatico, ma lo dico in senso, in modo affettuoso. L'allenatore della Roma, Garcia, che continua a lamentarsi. L'avevo capito. Ma io devo dire che sono tra quelli che non crede molto ad avere troppi giocatori stranieri e neppure troppi allenatori stranieri. Io credo che l'Italia oggi abbia degli allenatori bravissimi. Uno è Pioli, appunto, l'altro per esempio che è Mancini, e grazie a Dio è tornato finalmente in Italia. Ma ci sono moltissimi altri allenatori bravissimi. Sta facendo l'Udinese, è un giovane che farà carriera e così via. Per cui l'importare questi allenatori e tanti di questi giocatori mi sembra esagerato. Senti, prima di lasciarti e di ringraziarti per la squisita disponibilità, per aver accettato il nostro invito, Alberto, io ti considero anche un po', l'ho detto diverse volte, come Di Natale, bandiera dell'Udinese, come Totti, bandiera della Roma. Tu forse, a differenza di Di Natale e di Totti, hai capito quando era il momento di tirare un po' i remi in barca. Ti sei prepensionato e adesso ti diletti a fare forse quello che in fondo al cuore era la cosa che più amavi, a scrivere. Hai pubblicato recentemente questo libro, Italo-Canadesi, Nationality and Citizenship. Non è stato ancora presentato ufficialmente qui a Toronto? A Toronto non ancora, perché stiamo aspettando la versione in lingua inglese che uscirà questo mese, perché abbiamo... quindi febbraio senz'altro sarà il mese in cui presenteremo. Ma l'hai già presentato in Abruzzo, a Pescara, abbiamo avuto un grande successo. L'abbiamo presentato a Roma, alla Camera dei Deputati, ed ha avuto un successo enorme, perché a presentare il volume è stato il professor Biagini, che è uno dei più grandi storici d'Italia oggi, è prorettore dell'Università della Sapienza, e che ha lodato molto, ha avuto grandi apprezzamenti per questo volume. Sono stati altri studiosi, Filmiani eccetera, che hanno sempre rivisto con grandi apprezzamenti la pubblicazione di questo volume, per due ragioni. Uno, perché non esiste una vera storiografia dell'immigrazione italiana nel mondo, specialmente di questo secolo e specialmente gli ultimi tempi. E due, perché, come ha detto il professor Biagini, al di là dell'aspetto autobiografico c'è la storia di una comunità in tutti i suoi vari aspetti, di una comunità che è maturata, di una comunità che si è affermata senza sacrifici, senza, diciamo così, evitare i dovuti sacrifici, eccetera. È stata la storia di una comunità che ha cominciato a lottare proprio nel campo del lavoro, con le organizzazioni sindacali, poi nel campo della scuola, con l'eliminazione delle vocational school per l'insegnamento di italiano, nel campo economico, nel campo politico, sociale e quello culturale. Quindi ho presentato tutti questi vari aspetti, e credo che sarà un libro molto utile per le future generazioni, per meglio conoscere qual è stato il contributo della collettività italiana al Canada, la memoria storica, sì. Perché è una storia non soltanto della comunità, ma è una storia della comunità con il Canada, pure nel Canada e con il Canada. Alberto, prima di salutarti, il tempo, come sai, purtroppo è sempre tiranno. Adesso invertiamo le parti, salgo io in cattedra, tu fai l'allievo, l'alunno. 5 aggettivi che compaiono nel tuo libro per dipingere la comunità italiana in Canada e a Toronto. Ma 5 aggettivi... Ti boccio, eh? Sì, comunque, io direi senz'altro laboriosa, una comunità laboriosa, una comunità impegnata, che ha saputo mostrare col proprio impegno, ottenere col proprio impegno i risultati giusti, una comunità grintosa, generosa, è una comunità anche piena di buona volontà.
Alberto, io ti ringrazio, spero di poterti ospitare nuovamente quando il libro uscirà proprio qui a Toronto, così ci darai tutti i dettagli. Ti volevo lasciare con una chicca: non volermene. Domani è l'Epifania o la Befana, come vogliamo dire, il 6 di gennaio. In Italia si è giocato a calcio anche il 6 di gennaio di 6 anni fa, 2009, e si giocò a Udine, Udinese-Roma. Vuoi sentire com'è finita? Non ha importanza, perché quello che è successo 6 anni fa non significa niente oggi. Ti abbraccio, grazie Alberto. Arrivederci. Buonasera, buonasera. Udine amara per Luciano Spalletti, sul suo volto scolpito il momento no della Roma. Difesa giallo-rossa sempre in emergenza, Loria sostituisce lo squalificato Mexes. Prima conclusione della Roma all'ottavo con Perrotta, senza problemi Andanovic, risponde l'Udinese. Il contatto Floro Flores Tonetto. Saccani concede il rigore tra le proteste romaniste. Il fallo sembra cominciare fuori area sul dischetto. Va Di Natale. Rincorsa e gol. Friulani in vantaggio al nono minuto. Marino conferma il collaudato 4-3-3 rispetto al Tottenham. Tridente d'attacco con Pepe. Di Natale, lo scatenato Floro Flores, che al quarto d'ora colpisce il palo. Bravo Doni a deviare sul legno. Il 4-2-3-1 della Roma non è propositivo. L'Udinese controlla e riparte. Lungo lancio di Pepe per Floro Flores, che ci crede. Brucia Lorie, beffa Doni in uscita. E il 2-0 al 22esimo per i bianconeri. Secondo gol in campionato per Floro Flores. Clamorosa incertezza della difesa romanista. Nel finale di tempo, ancora Udinese in attacco, Di Natale per Floro Flores, al tiro alla conclusione, Doni respinge e si va alla ripresa con un De Rossi arrabbiato con l'arbitro. Spalletti manda in campo Pizarro al posto di Loria, proprio De Rossi arretrato in difesa, emergenza piena. Sembra più determinata la squadra giallorossa, dopo 20 secondi Perrotta impegna Andanovic, insiste la Roma. Al sesto minuto, sempre Perrotta alla conclusione, non trattiene Andanovic, ma Sissigno non ne approfitta, poi libera la difesa friulana. Sul rovesciamento di fronte, Roma scoperta, Di Natale, palla al piede, avanza nella prateria giallorossa, percorre 40 metri e trafigge Doni. E il 3-0 al sesto, doppietta per l'attaccante della nazionale, che sale a quota 4 nella classifica dei marcatori. La Roma sbanda e l'Udinese è sempre pericolosa. L'undicesimo, Doni in corner sul destro di Floro Flores. Solo Perrotta sembra non starci nella Roma. Al 28esimo, Totti in profondità per Brighi, Andanovic esce alla disperata, Brighi va giù e persino Saccani, rigore, ma il portiere tocca il pallone, protestano questa volta i bianconeri. Sul dischetto va Totti, il capitano giallorosso segna così il suo primo gol in campionato, il 3-1. Casa Toscana è il posto dove trovare l'olio extravergine d'oliva Toscano DOP. L'olio viene direttamente dalle fattorie della famiglia Vitali, situate nel cuore del Chianti Classico. Casa Toscana, vi portiamo la Toscana a casa vostra, al 16 di Main Street West a Grimsby. Cordoba Caffè, famoso in tutte le parti del Canada. Vi delizia il palato con il suo sapore delicato ed aromatico. Cordoba Caffè, da sempre nelle vostre case, nei bar, nei luoghi di relax. Disponibili in diversi gusti. Lambada Caffè, Forza Espresso, denso, cremoso e delizioso. Cordoba Caffè, 67 Westmore Drive, Uni 7 in Toronto. Telefono 416-743-9400. Cordoba Caffè. Da oltre 40 anni l'amico Tony di Ediston Meats vi invita a provare la più rinomata e ampia scelta di carni e soprattutto la vasta scelta di formaggi importati e non dall'Italia. Ogni giorno vi attende la tavola calda casalinga con la famosa specialità della casa, la porchetta di Ediston Meats. Visitate Ediston Meats a 245 Ediston Avenue a Toronto. 416-743-5601. Executive Squash and Fitness Club, dove la palestra, il benessere, l'esercizio fisico ed il divertimento si fondono, all'8301 di James Street in Bonn, 905-760-2220. La famiglia Cirillo vi invita ad un'esperienza unica, istruttori specializzati, equipaggiamenti unici, fitness, boxing, bootcamp, ma anche kids program, weight loss, decrease body fat e classi di yoga, tanning salon, sauna e steam room. E poi un rinfresco meritato nel ristorante annesso. Beautiful, relaxing, sparkling, cleaning all'Executive Squash and Fitness Club di Vaughan, all'8301 di James Street.
Adriano La Viola presenta Embassy Grant, una delle sale banchetti più grandi della GTA ed anche chiamata la casa del calcio, per l'organizzazione di eventi sportivi e calcistici. Fate un gol in rovesciata, andate da Embassy Grant all'8800 The Gore Road a Brampton e vincerete di sicuro. E rieccoci in trasmissione. Allora, adesso volevo dedicare questo angolo, abbiamo parlato molto con Alberto Di Giovanni della Roma, dell'Udinese, parliamo di calciomercato perché si è aperto ieri, no? Oggi, sì. Quando è il primo giorno? Ufficialmente oggi. Però prima di parlare di calciomercato, hai detto che avevamo un radioascoltatore sulla linea 1, come si chiama? Non mi ricordo. Luigi, buonasera, ci sei? Pronto Luigi? Buonasera. Luigi, tifoso del Napoli. Ma tifoso del Napoli non ha fatto una curia a Napoli che ha vinto una Supercoppa. Ma che programma fate? Perché? Parlate solo di Inter, Roma, Juve. Nemmeno l'augurio di dire auguri Napoli che ha vinto una Supercoppa. Abbiamo dedicato l'ultima trasmissione tutta al Napoli, forse lei non ha ascoltato. Ha perso un'ottima occasione per fare bella figura. La ringrazio per il suo intervento, molto... Molto bello, ecco, andiamo avanti, parliamo di cose serie. Mi fanno ridere questa gente che non ascoltano la trasmissione e poi hanno anche il coraggio di andare in onda e criticare. Sì, in effetti abbiamo parlato e fanno anche la figura doppiamente da fessacchiotti, abbi pazienza, è patetico proprio. Andiamo avanti, invece fammi dare la buonasera a Rocco Fasano, il nostro bloggerista. Rocco, buonasera. Buonasera a te e a tutti coloro in trasmissione, anche quelli che... Non sono d'accordo. No, tu tra l'altro sei juventino e hai sofferto due o tre lunedì fa quando abbiamo dedicato la trasmissione quasi interamente alla vittoria del Napoli in Supercoppa. Molto. Ho sofferto molto, sto ancora soffrendo fino alla prossima vittoria. Non tagliarti le vene perché qui abbiamo un collega, anche lui juventino, che sta soffrendo anche se sono passati ormai 15 giorni. Ormai abbiamo già dimenticato noi. Bisogna metabolizzare e tornare alla vittoria come sempre. Hai qualche perla da darci? Sì, per quanto riguarda il calciomercato le notizie scoppiettano già. Come hai detto, i battenti si sono aperti quest'oggi e subito c'è stata l'ufficializzazione di Cerci al Milan, Podolski all'Inter, Gabbiadini al Napoli. Ma anche dei passaggi minori come quello di Leandro Greco, ex Roma, all'Hellas Verona, e la Roma sta per assicurarsi il gioiello uruguaiano Kevin Mendes, che verrà girato in prestito al Parma per 18 mesi. Sai, come sempre si registrano molti rumors a raffica che appassionano i tifosi, tra quelli che posso riscontrare tra le mie fonti più attendibili ci sono le trattative per Shaqiri all'Inter, che sembra in pole per lo svizzero. Infatti l'Inter ha offerto al Bayern 2 milioni per il prestito e 12 per il conseguente riscatto obbligatorio. C'è però dietro l'angolo il Liverpool, il quale oggi ha sferrato l'offensiva per lo stesso giocatore, offrendo 3,5 milioni a lui e 14 al club per averlo a titolo definitivo in questa sessione di mercato. Però Mancini oggi ha fatto capire in conferenza stampa che lo vuole a Milano e credo che entro questa settimana si farà. Resta lì Rocco, perché volevo presentare ai nostri radioascoltatori proprio un estratto della conferenza stampa di Mancini. Mancini che parla di Podolski, che tra l'altro oggi ha ricevuto, Patrizio, il transfer, no? Sì, ha ricevuto il transfer. Di Podolski, di Shaqiri e anche di un eventuale ingaggio ipotetico di Lavezzi, che quindi tornerebbe in Italia. Sentiamo Mancini. Rieccoci, abbiamo dei problemi, comunque lo stabiliremo. Sì, Lavezzi tra l'altro è stato messo anche fuori squadra perché lui squadra, e Cavani sono rientrati in ritardo e quindi il Paris Saint-Germain li ha messo fuori squadra, tutti e due. Ho capito. Pensa a te, il Paris Saint-Germain che può permettersi di mettere fuori squadra Lavezzi e in Italia facciamo fatica a comprare un giocatore normale, per dire. Cioè il Milan ormai è specializzato ai parametri zero e difatti adesso ha comprato il Milan Cerci, anche lì Gagliani ha fatto un numero eccezionale per portarlo al Milan, ma ormai Italia si è messi così. Abbiamo Mancini, sentiamo Mancini, poi continueremo questa chiacchierata. Podolski è un giocatore che ha 29 anni, ha una carriera importante alle spalle,
è un bravo giocatore, quindi credo che ci possa dare una mano, ecco. Non è un giocatore inesperto e non è un giocatore secondo me a fine carriera, quelli di 33, 34, 35 insomma, quindi è un po' diverso. Io spero che ci possa dare una grande mano, però gli esterni erano due, quindi potrebbe, però anche in questo caso Shaqiri ancora è un giocatore del Bayern Monaco, quindi di un club molto importante, però sicuramente è un giocatore che potrebbe, insieme ad altri, potrebbe fare il caso nostro, certo, perché è un giocatore poi anche giovane, quindi